Bella a tutti ragazzuoli e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e oggi siamo tornati con i nostri gamberetti, signori miei, episodio numero 54 se non ricordo male. Stiamo andando, facendo la nuova modalità, nel senso che una partita la giochiamo e una la simuliamo nello stesso video, stiamo andando leggermente più veloci. Allora, valutiamo che partite ci dobbiamo andare a giocare oggi, ma prima di partire col video, signori. Ottimo, si gioca per Santo Stefano. Che cosa carina. In Inghilterra giocano quando cacchio le pare praticamente. Allora, signori, prima di partire il video, io vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Vi ricordo di iscrivervi al canale. Vi ricordo di seguirmi su Instagram, dove vi aggiorno su quando escono i video e su quando siamo in live. E di seguirmi anche sul sito quello viola delle live, che anche su quello ogni tanto ci dilettiamo a giocare assieme, a far dire lettere e baciare. Detto questo, signori, non perdiamo altro tempo. Mi sembra di avervi detto più o meno varie informazioni. E partiamo con il video. Allora, signori, io ho visto il calendario dove ci siamo lasciati qualche secondo fa e abbiamo due partite in campionato, una fuori casa e una in casa. Di conseguenza, quella fuori casa ci andremo a giocare quella fuori casa, ovvero la prima. La seconda invece l'andremo a simulare, che in casa dovremmo avere più possibilità di vincere almeno. Secondo le vecchie teorie di FIFA, in teoria, se giochi a casa sei più avvantaggiato rispetto alle partite fuori casa. Quindi la prima che paranoia, sti cavolo di allenamenti, dai, sì, fai quello che vuoi, fai quello che vuoi. Prima che poi vedi, non riparte, devi dirglielo tu che dei primi torneo è partita spostata. Ottimo, ottimo. Allora, dai, ancora, mamma mia, 8.000 allenamenti. Cioè, vabbè, si allenano ogni giorno le squadre, noi ci stiamo un attimino perdendo in chiacchiere. E voglio cercare di arrivare alla partita e poi dobbiamo andare a vedere un attimo gli osservatori, signore. Lo facciamo assieme. Perché più che capire i giocatori che abbiamo in primavera, voglio capire se i miei osservatori stanno osservando qualcosa o se si stanno girando malamente i pollici. Resoconto, sta seguendo i giocatori. Va bene, ok, no, stanno lavorando. E così a chiacchiera, tanto per perdere tempo, che giocatori abbiamo noi? Abbiamo Sedere, che è un portiere con 81. Mamma mia, sembra messo abbastanza male. McNee, non me ne ricordo nessuno, signori, un 48-50, mamma mia. 57, 51, 49. Joshua, mamma mia, tu devi darti la rugby, amico mio. Vabbè, la nostra primavera è inguardabile, signori, me la guarderò con calma io off camera. Allora, questa ce l'andiamo a giocare. Siamo fuori casa, quindi io direi che qualche un poco di turnover lo potremmo anche fare. Va bene, signori, sistemo la squadra e ci vediamo in campo. Ok, signori, ci siamo partiti, partita contro il Blackpool. Siamo fuori casa, siamo a casa loro. Ho fatto un po' di turnover, giusto per poi avere, diciamo, i titolari carichi per la partita, quella che ci giocheremo in casa, che quella dovremmo cercare di vincerla. E sbendalo! Madonna mia, è fallo! Non è fallo! Gli ha dato la rimessa laterale, gli abbiamo fatto saltare una caviglia, un ginocchio e tutto. Però va bene così, ci sta bene, ci sta bene. Attenzione, attacchiamo noi sulla fascia con Kanté. Grandissimo, se n'è andato Kanté. Se n'è andato Kanté, lo vede. Il piccolo Luna alla piazza. Il piccolo Luna alla piazza. Dai, è così. 1-0 per noi. Piccolo Luna. Bello così. Bello, bello, bello il dribbling di Kanté, che ha sterzato in maniera bellissima. Cioè, io mi sarei rotto un ginocchio a sterza in quella maniera, però va bene, grande. E piccolo Luna di sinistro alla piazza. Però 1-0 per noi. Dobbiamo tenerla adesso, signori. Tenerla o fare una valanga di gol? Attenzione a loro che sono in zona cross. Attenzione, attenzione. Si sono svegliati tutti da un colpo, signori. Attenzione, attenzione, attenzione. Mamma mia, che salvataggio. Allora, non stiamo strusciando un pallone, signori. Uno che sia uno, no, è impressionante. Non riusciamo. Attenzione, però, ce ne andiamo in contropiede con le Smith. Le Smith. Pallonetto, signori. Mamma mia, le Smith. Che poi la dedica non so a chi. Il nostro le Smith. Gol di Fino, signori. Gol di Fino. Tanta roba. Bello, bello. Non facciamo un pallone, un gol in pallonetto da non so quanto tempo. Bellissimo, grandissimo, grandissimo. 2-0, prendi e porta a casa. È bello che stavamo rischiando di prendere il pareggio e sul contropiede l'abbiamo, penso, chiusa.
Spero, lo spero, lo spero. No, non ci credo, non ci credo, dai, ma non è vero. Ma non è vero mai nella vita. Si è sentito preciso il tocco sul pallone, signori. Dai, L'arbitro sarà presente in ma questa se ci fate occasione, caso Albertacci. Merito nell'audio, anche a Gattolino. Ha si commesso un sente brutto l'intervento fallo, preciso ma sul potrebbe anche pallone. peggio. Ma dai, ma non è vero, ma non è vero, ma non è vero, ma non è vero. Dai, dai che gliela paro, dai che gliela paro, dai che gliela paro. Spike, è la tua occasione. C'è l'errore, colpo di Alejandro sopra la traversa. Poteva fare decisamente meglio. Rigore calciato con la paura di sbagliare. Non lo so, forse c'era un tifoso che gli faceva antipatia. C'era un tifoso che gli faceva antipatia, va bene così. Attenzione, piccolo Luna, il piccolo Luna, il piccolo Luna, il piccolo Luna. Entra di nuovo, il Segarelli. piccolo Luna, mannaggia, gli volevo fare di nuovo il pallonetto, signore, gli volevo fare di nuovo il pallonetto. Che è Attenzione, successo c'è fuori gioco? No, gli fuorigioco volevo fare di nuovo il pericoloso per pallonetto, ma piccolo Luna è Zapata. lento come praticamente non si sa Gesto che cosa, va dominante sul bene. gioco. Niente, ho usato Bandierina troppo. dell'assistente che si Ho accinge a usato troppo. segnalare. Ok, E dopo la signori, fine primo della prima tempo frazione, andato, dunque 2-0 per 2 a noi, un 0, rigore fallito da Benevento, loro. rigore a te. E va bene, un primo tempo che mi posso reputare abbastanza soddisfatto. L'unica cosa che voglio fare, signori, è far entrare il nostro Penna Bianca al posto di Lee Smith. Al posto di Lee Smith facciamo entrare il nostro Penna Bianca, signori, che ci troverà sicuramente il gol del 3-0. Dai, andiamo, andiamo. Attenzione, attenzione, abbiamo fatto un buco Occhio a difensivo Pino. terribile. Mamma mia, come la Si salva apre Groves. l'occasione. Ha L'ha evitato il gol salvata del pareggio. Groves. Mamma mia, Attaccato buco Pino. difensivo terribile nostro. Meno male che ci Benevento. stava Groves nel posto giusto, al momento giusto. E l'ha salvata lui. Attenzione che ripartiamo, Si attenzione blinda che di nuovo Pino, ripartiamo, attenzione attenzione. che ripartiamo. Cante, 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 cante Mosca sulla Verratti fascia. sulla Vai di corsia. velocità, Cante. Vai di velocità, Cante. Come fa a essere più veloce di te quello lì? Si ferma ancora, Cante. Questa Intervento volta al fa una limite del cacata terribile, difensore, Cante. ruvido Va ma bene. regolare. Mi ero esaltato per la corsa di Kanté e invece ci siamo spenti subito. Attenzione a loro. Groves, che cazzarola fai? Che c'è stata? Crossato. Una buccia di banana. Groves. Va bene, Conclusione loro classica, sbagliano Gattolino pure quello rimette che non l'ottimo dovrebbero tiro. sbagliare. A noi sta Ottima bene così, a conclusione noi sta dell'ex bene così. Pino. A noi Pino sta bene così, dell'Inter. di lusso, di lusso. Attenzione, Ottima occasione. McGree, entra in area, Interrotto un po' di rigore. Non riesce a toccare. McGree, Attenzione. attenzione, cosa cazzo la stiamo a fare? Va Palla in bene, difensore. troppa lezzosità, Gattolino signori, dunque. dovremmo chiuderla e invece stiamo gingiscando, gingiscando, si può dire gingiscando, Sì, no, devono non penso si possa assolutamente dire riorganizzarsi. gingiscando. Hanno bisogno di tenere occhio alla Attenzione traversa. ancora loro su quella fascia e questa volta Lasciato lo pigliamo. Lo Gentile. sapevo io, Crossato lo sapevo Gentile. io. Potrebbe 2-1, 2-1 riaccendere per la speranza di loro. arrivare al pari. Devono sfruttare questo All'ottantesimo, momento 2-1 favorevole. per Vogliono loro. E spingere. noi Vogliono raggiungere ci il siamo loro messi a obiettivo. cincischiare. Pallonettino, La tiretto, il colpo messa. sotto, il cazzo Signori, e la ammazza. Troppa messa. lezzosità, signore. Conclusione Troppa palabile da lezzosità. pochi passi. Non ho Bravo, toccato un difensore. pallone, non ho Ottimo che è investimento abituato a giusto. sfondare le porte, a Freddo tirare momento di le conclusione. sassate Adesso di destra e di il sinistra. potere Non ha sarà sfiorato un dunque. pallone perché lui non li sa fare i pallonetti, signore. Lui Il non gioca vantaggio è di fino, minimo, lui è già gioca per ridicolo. Adesso distruggere la il valore porta. di casa diventa Infatti, ci siamo economico basati col tempo che sul gioco passa di fino inesorabile. e Nonomiura, Riesci a crederci? il nostro Solo Penna i Bianca, non è tifosi riuscito a strusciare un smettono pallone. di citare la Vediamo se loro riusciamo a squadra. fare Complimenti. una cosa fatta bene. Attenzione, ragioniere, ragioniere, Osservata ragioniere, azione. ragioniere, ragioniere. Si ferma, ragioniere. Vede il nonno Bene. che gliela Conclusione sfonda. accurata. Porca miseria, fuori Certissimo. Più gioco. pallonetto. È offside. L'arbitro ha interrotto un'azione Dai, pericolosa. C'è dai, una dai, dagli punizione una per il testata quando è Benevento. così. Mi pare che Porca interpreti miseria, gravi fammi andare sulla porta, fammi andare sulla giallo. porta. Deve se si è L'arbitro preso un ha cartellino ragione. giallo, attenzione. Vedi Ad se prendo gol un'ottima adesso. occasione. Ottima scelta di Madonna mia, tempo. meno Fa male che tutto quello Spike che può. sa parare, spazzala 180 via, secondi, questa è lontano dalla l'entità porta. del recupero. Ultimi minuti pesantissimi perché ci siamo fatti prendere troppo. Tienilo, tienilo, tienilo. Bravo, bravo, bravo. Calma, 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 calma. Fuori. No, 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 no. Prova a Vedi se c'è la calciare. pareggio. È È finita. finita. Calcio Mamma libero, mia, spalla mobile. Si porta sofferta, a casa i tre sofferta, punti. troppa Vittoria lezzosità. di misura. Hanno L'ho detto ottenuto il troppa massimo lezzosità, signori. del Questo episodio si loro chiamerà così, sforzo. troppa lezziosità. Ok, signori, andiamo alla prossima partita che andremo a simulare. Noi a parità di punti abbiamo 6 punti di vantaggio sul Luton. Tanta roba, dopo 24 giornate, va bene così, andiamoci a simulare l'altra partita. Dai, avanziamo, avanziamo, avanziamo. Madò, l'altra è vicinissima.
L'altra è vicinissima, porca miseria, l'altra ce la dobbiamo giocare. Casa fuori casa, l'altra ce la... Lavello, giochi tranquillo, non ti preoccupare, lavello mio. Mi servi fra i titolari, quindi la giocherai la prossima. Allora, sistemiamo la rosa, in cui torna Scott, torna Aladino, qua mettiamo Magritte, può stare Kane, un piccolo Luna Noma, torna Wilding, qui gioca Giardino. Mel Gibson, facciamo giocare Stevens, fuori Davis, dentro Lavandino e Greaves per Clark Kent. Vassella fuori per Melone e in porta gioca il piccolo Lory che mi dà più sicurezza rispetto a Spike. Detto questo, signori, simuliamo. Siamo pronti contro l'Ipswich, fuori casa. Simulazione veloce, cioè in casa. Che ce famo contro l'Ipswich? Manco visto in che posizione stanno in classifica. Pareggiamo. Oh. Ha pareggiato Nonno Miura. No, ci aveva portato in vantaggio Nonno Miura, signori. Al 69esimo. Mannaggia, l'hanno pareggiato al 73esimo. E vabbè. 1-1. Un pareggiotto che ci sta. Un pareggiotto che ci sta. Così, signori, andiamo più avanti e movimentiamo anche un po' la classifica. Perché sennò magari se le gioco io, magari le vinco sempre. E quindi così. Credo che avrei potuto fare meglio. A Lavello, già t'ho fatto giocare. Mi dici che hai giocato la merda? Dico, di che stiamo a parlare? Non prendertela, non prendertela, Lavello mio. Dico io, la prossima volta ci penso prima di farti giocare. Andiamo a ridosso della prossima partita, che è contro chi? Contro Switch in Town, che è ottavo. E siamo fuori casa, sì, infatti questa ce l'andiamo a giocare, signori. Mi fate vedere un attimino le due partite che ci aspettano nel prossimo episodio. Sono una fuori casa, che ci giocheremo, e una in casa. Perfetto, poi c'è un mese di gennaio in cui abbiamo un po' di tregua. No! Abbiamo due partite di coppa, signori, ottimo. Quindi poi dovremo decidere quale delle due giocarci e quale delle due simulare. Detto questo, signori, grazie per aver guardato questo video. Grazie per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo appuntamento. Bella raga, ciao!